Allora, WordPress, è vero che ci sono tanti tutorial su come installare WordPress, però mi sembra giusto mettere sul mio canale un video tutorial di WordPress e così potete trovarlo comodo. Allora, andate su il sito wordpress.com. WordPress, c'è wordpressitalia.org, lasciate, andate il secondo, wordpressit.com, ecco, era giusto quell'altro. Ok, WordPress Italia, scaricate l'ultima versione, adesso è la 4.1.1. Carica. Ok, scrivania. Andate sulla scrivania o comunque dove l'avete scaricata e troverete il file zippato. Fate estrai. Estrai qui. Questo ha creato la nuova cartella di voi. Quindi io lo carico sul mio account di Aruba, quindi aprite FileZilla o comunque qualsiasi altro client di FTP, connettetevi al vostro server e andate sulla cartella, scrivania, voi potete uploadarlo qua. È l'idea che comunque WordPress non si chiamano tutti WordPress, ma questo qua, ad esempio, lo chiamiamo mappe demo. Ok, mappe demo. Iniziate il caricamento. Ci vuole un po', sono un migliaio di file. Si accende la luce. Oh, adesso si vede meglio. Metto un attimo in pausa perché tanto un migliaio di file ci vorranno 5 minuti. E sì, però intanto dovete andate sul vostro sito explo.it slash mappe demo, giusto? Explo.it mappe demo, troverete questa scritta perché lui lo sta intanto caricando e incominciate a recuperare i vostri dati. La password, l'host e il nome del database perché subito dopo verranno subito richiesti. La procedura di installazione durerà pochi minuti. Adesso mettiamo in pausa, intanto recupero le credenziali di accesso. Ok, ha finito di caricare. Tornate su questa pagina, fate F5 e parte subito l'installazione. Ok, infatti voi ti dice dovete avere con voi il nome del database, il nome utente, la password, l'host e decidere il prefisso delle tabelle. Iniziamo. Allora, nome del database, questo. Fate attenzione ai vari spazi, l'user, la password, questa se voi scrivete ABC, comunque se vi sta vedendo qualcuno, viene scritta in chiaro, quindi metto un attimo in pausa dopo per metterlo, l'host.
Localhost e VP. Il prefisso della tabella vi permette di avere installato WordPress in un database già esistente, ma con questo prefisso della tabella vi permette di avere la distinzione e non solo la distinzione, ma anche non la sovrapposizione, nel senso che io ho già usato nel database questo prefisso di tabella, lui me lo va, mi va a sovrascrivere le tabelle, quindi mettiamo demo map e adesso devo mettere la password. Bene, se tutte le informazioni che avete messo prima sono corrette, vi esce questo messaggio. Eseguiamo un'installazione. Dovete fornire il titolo del vostro sito, quindi mappe demo, un nome utente. Sceglietelo, pgHooker. Qua potete generare una password. Io utilizzo sempre LastPassword, che mi permette di generare delle password in automatico, molto sicure. Mettete il vostro indirizzo email, così vi arriva la notifica. E per il momento lasciate tolto questa opzione di permettere ai motori di ricerca di ricercare il vostro sito. L'installazione di WordPress è praticamente finita. Possiamo andare in login, il vostro nome utente e la password. Ricordati. Io così almeno me lo salvo. In LastPassword, che è un plugin molto molto comodo. Aggiungi sito. Exploit mappe demo pgHooker. Ok, salva, perfetto. Adesso che siete qua, il sito è pronto, è ovviamente vuoto di contenuti, però questo è già il tema 2050. Un ultimo consiglio, i plugin da installare. Non divertitevi troppo a installare i migliori plugin, perché quando andate qui in plugin e aggiungi nuovo, qua vi si presentano veramente tantissime tantissimi plugin. Questi sono i raccomandati, poi c'è i popolari. Prima o poi lo dovrò cambiare questo computer. Ok, quindi dicevo i popolari. E allora adesso vediamo quali installare. Principalmente vi consiglio SEO, anche per capire come si scrivono gli articoli nei siti internet, perché questo qua il SEO serve per i motori di ricerca, però vi dà delle indicazioni molto utili su come scrivere gli articoli. Quindi faccio installa SEO. Poi un altro Google Analytics per vedere effettivamente come funziona il sito, ma anche questo plugin serve molto per verificare se il sito funziona. E tanti consigliano di installare anche questo Jetpack. Io su alcuni siti lo installo, però all'inizio evito di installarlo. Ci sono altri siti, altri plugin che consiglio. Uno è Advanced Custom Field, molto molto importante. Consigliando queste opzioni, poi guardate un po' con calma se avete qualche dubbio. Chiedetemi. Quindi stavamo installando questo, per adesso non permettere il tracciamento. Quando scrivete Advanced Custom Field, ce ne sono
molti, che sono tutte estensioni e plugin. Quello che bisogna installare all'inizio, lo vedete subito perché come download ha 2 milioni di download, quindi installa adesso. Sì, siamo sicuri di installare questo plugin, adesso me lo sta chiedendo, prima non me l'ha mai chiesto. E ok, attiva plugin. Ritorniamo in plugin, aggiungi nuovo. E l'ultimo che vi consiglio di installare, no, forse ce n'è anche un altro. Tiny MCE, che permette un editing avanzato degli articoli. Editor. Eccolo qua, Tiny MCE. Facciamo anche questo, installa adesso, aspettiamo che finisce di installarlo, attiva plugin, e l'ultimo che vi voglio far installare è questo qua, VP Canvas, che vi permette di avere, si chiama uno shortcode, e vi permette di avere con facilità degli shortcode da inserire. Adesso poi magari li vediamo anche subito, tanto questo qua è l'ultimo plugin che vi faccio installare. Ok, abbiamo quasi finito. Alla fine sto cercando di fare i video da 3 minuti, ma non ce la faccio, non riesco a spiegare quello che voglio. Spero che siano graditi anche se sono di 15 minuti. Io ho visto che nella media i miei video anche di 15-20 minuti vengono visti anche in media 8 minuti, quindi è molto molto buono. Questo mi fa estremamente piacere. Quindi continuerò a fare questi video di 15-20 minuti. Quindi il plugin che abbiamo installato, uno è questo, Tiny MCE Advanced, vi permette ad esempio di avere più possibilità quando di carattere, di stile dei paragrafi quando scrivete i vostri articoli. Questo è il tolla solo come testo, mettiamolo qua. Secondo me è Chrome che mi dà questi problemi. Comunque, ok, paragrafo giustificato, il rientro di paragrafo e poi facciamo salva. Qua va tutto bene. Quindi adesso se andiamo su un articolo troveremo questa bella barra più completa. Ok, questa è una novità. Qui abbiamo tutta la barra più completa e questo pulsante ci permette ad esempio di fare semplicemente delle tre colonne e mettere in una colonna ad esempio un bottone. Proviamo a fare aggiorna, visualizzo l'articolo, e praticamente questi qua sono gli shortcode che abbiamo appena inserito. Basta, questo è il mio tutorial per l'installazione di WordPress, spero che vi sia utile. Ciao, al prossimo.